Allora, siamo qui alla Mostra del Cinema di Venezia, per, nel particolare le giornate degli autori, per IOLO. Allora, questo progetto, una produzione di Filadelfia, prodotta da QMI, e abbiamo i tre protagonisti. Quindi innanzitutto iniziamo da Lorenzo. Raccontiamo questo progetto nella sua specificità e poi partiamo con i vostri ruoli. Perfetto, beh, intanto ciao a tutti. Ammetto che è abbastanza emozionante presentare IOLO alle giornate degli autori. E beh, allora, che dire del progetto? In realtà direi che è una commedia molto brillante, devo dire. Anche questa idea di creare un format che comunque sono puntate brevi, molto agili, delineate anche da un certo ritmo, personaggi tutti un po' particolari, devo dire, che si interfacciano, esuberanti, esatto, e anche molto diversi. E fresca, giovane, no, però no, è stato un bellissimo viaggio, soprattutto perché secondo me è anche una scrittura veramente oggettivamente molto frizzante. Ci ha permesso anche di divertirci molto nelle dinamiche tra noi attori, con i nostri personaggi, con la storia, e ovviamente molto protagonista è il cibo, quindi in due modalità molto differenti, una modalità più seriosa e una modalità assolutamente più scacciata, direbbero a Roma. Però sì, diciamo, il cibo ci accompagna come filo rosso all'interno di questa storia. Nel frattempo, se sentite urlare, anche se abbiamo i microfoni, perché dietro abbiamo attori di altri film che giocano a biliardino, questo diciamolo. Io ho appena finito di farlo, secondo me, sulle interviste di tutti gli altri. Eravamo io e Paradossi con... Quindi si stanno vendicando. Penso proprio di sì, non, cioè è un boicottaggio in realtà, ma noi l'abbiamo fatto prima, quindi non possiamo dire niente, anzi. Paradossi ha perso. La Però la prima contro di me ha vinto, la seconda abbiamo rimesso a posto il karma, semplicemente. Sì, mi hanno cambiato di ruolo. È l'allenatore che ha sbagliato. Io nasco difensore, non sono un finalizzatore, perché finalizzare mi sembra volgare, quindi invece difendere qualcosa è una cosa di più prezioso. E quindi... Esatto, poi tu vieni dal calcio, l'ultima volta c'eravamo per la serie di Netflix, esatto. Quindi... Quindi sì, abbiamo questo cliffhanger comunque che mi perseguita. Esatto, vabbè, quindi questa serie, insomma, racconta i millennials oggi, perché noi abbiamo sempre associato il termine, no, millennials con dei ragazzi giovani, ventenni, ma nel frattempo anche i millennials sono cresciuti. Eh sì, mi sta dicendo che siamo invecchiati. Ma io sono più vecchio di voi, quindi figurati, siamo invecchiati tutti, vedi, purtroppo. Siamo maturati. Ecco, siamo e quindi maturati. Adesso i trentenni di oggi come sono rispetto ai ventenni di ieri? Ho messo in crisi, questa domandona è bella. Come sono? Bello. Ma guarda, penso sia una generazione, ahimè, nostalgica di qualcosa che non esiste. Cioè, è una generazione ponte, no? Tra quella dei nostri genitori, quindi chiamali dei baby boomer, no? Dei boomer e gli zoomer, che sono quelli nati all'inizio 2000. E come tutte le generazioni ponte, sono un po' sacrificate per delle cose, ma portando da testimone, ecco, possono, non lo so, è quasi un ruolo, no? Un ruolo particolare. E tant'è che tutte quante le vicende sono innescate da un appuntamento Tinder, che, come tutti sanno, i millennial, Tinder è un'applicazione in cui si parla di filosofia, nello specifico di Kant. Certo, sicuramente. Sì, ed è anche abbastanza, come dire, emblematico. Emblematico. L'applicazione per eccellenza dei millennial. Quando eravamo giovani noi, giovani per modo, c'erano le chat. Vedi? C'erano le chat. Poi c'è stata l'evoluzione dalle chat alle app. Io, ecco, sono passato dalle chat online, da MSN si può dire se si fa, però sì, non che io non sono su Tinder, però insomma esiste, so che esiste Tinder, cioè. Donne, non ci sperate, Alberto non è disponibile. Sotto con il link al profilo di Alberto Paradossi. No, scherzo, mi chiamo ho un nickname e c'è la foto di Venom. No. Benissimo. È bello parlare dei millennials, sì, perché comunque è una generazione un po' dimenticata, perché i giovani di cui stanno parlando adesso ad aiutare, vi dico una cosa, non siamo noi. Quindi è stato molto divertente. Benissimo, invece Ugo,
prose Tinder mi dicevano che il tuo nick era Tinder sorpresa, giustamente. Esattamente, esattamente. Sì, come fa? Chi te la racconta? Attenzione, perché qua mi sono finto donna per scoprirlo, vedi? No, anch'io purtroppo sono completamente vergine, lasciami dire, di Tinder, quindi non conosco questo tipo di applicazioni. È figo. E non so neanche. È figo. E non so neanche se sono. Io sono un millennial, cioè chi sono i millennial, ragazzi? Sono quelli. Chiariamo questa cosa importante. 84 e il. Credo che siano quelli nati tipo primi anni 80 fino al 95, 96, 97. Quindi io che sono un 82 sono un millennial. Penso di sì. Sei al limite, ma sei un millennial. Sono sull'orlo. Sì, sì, sì. Sono un quasi millennial. C'erano la generazione Y. Ah, quindi tu sei Y millennial. Cioè sono a cavallo praticamente tra Y e millennial. Quindi io faccio parte di quel gruppo di persone. È anche il mio ruolo, secondo me, quello Bob, Robert, detto Bob. Io penso che sia un generazione Y che non capisce è completamente lasciato fuori dai millennials, capito? È anche proprio una scena emblematica che assolutamente che... Vabbè, non possiamo dire spoilerare, però della storia, no? Perché giustamente a casa vorranno sapere, visto che manca un mese all'uscita, quindi vorranno un po' sapere questa serie. Tra l'altro di un puntata di 10 minuti, credo, no? Sì, 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 10-12 sì. Minuti, sì. Qui raccontateci un attimo qual è grandi linee, la storia e i vostri personaggi, le peculiarità dei vostri personaggi. Riparto. Allora, la storia sostanzialmente si potrebbe riassumere così: due persone X, un uomo e una donna, in questo caso specifico un Edoardo, e che viene convinto ad accompagnare dal suo migliore amico a un appuntamento Tinder, appunto, sì. A questa cena dove Edoardo non vuole andare, quindi lo vedremo in tutta l'opera di convincimento, fino ad arrivare a questa fatidica cena dove ci sarà l'appuntamento Tinder dell'amico con l'altra protagonista, Ludovica Martino, e a questo avvenimento totalmente casuale, queste due figure, uno è un food blogger totalmente squattrinato e l'altro invece, Ludovica, interpreta una chef di buon successo che ha lavorato per ristoranti stellati, quindi appunto il cibo che torna, che si incontrano totalmente casualmente perché lei deve accompagnare invece la sua amica a conoscere il personaggio di Alberto. E da lì si incuriosiscono e nasce qualcosa, che però non è così lineare come la vogliamo proporre adesso in intervista, quindi si incontreranno. Ci saranno dei colpi di scena, diciamo. Dai, sennò ci poi... saranno dei colpi di scena, ci saranno. È molto interessante anche il fatto che ci sono comunque degli slanci temporali, non è tutto così ravvicinato. E allo stesso tempo, poi sì, c'è il mio personaggio, appunto Edoardo, che. Appunto è questo food blogger che convive con i suoi amici, cerca di arrabattarsi con mille lavori, appassionato di cibo, e questo è anche molto aderente alla realtà. Io più che altro lo mangio, però è stato molto divertente per me calarmi nel personaggio di Edoardo, perché sono quei personaggi che secondo me ti fanno un po' rilassare, cioè lì hai la libertà quando ti dicono guarda sei disordinato, sei un millennial molto preciso, perché è proprio quello che ancora non sa se deve guardare al futuro, deve stare ancorato a un passato. In sostanza, come tutti i millennial, mi permetto di dire, il presente è proprio l'unica dimensione che ci manca, perché non riusciamo proprio ad ancorarci. E lì, ecco, cioè da lì, in questo guazzabuglio di cose, Edoardo cerca di andare avanti e di vivere questa vita, e poi insomma tutto il resto è storia. Allora, visto che Lorenzo ci ha raccontato praticamente 5 puntate su 6 della serie, sì? Voi raccontateci brevemente i vostri personaggi. Io sono Giulio, il migliore amico di Edoardo, e sono la buona e la cattiva coscienza di di Edoardo, e diciamo anche mental coach, quello sbagliato, ok? Ovviamente. E diciamo riesco a, come si può dire,
a tirarlo fuori e rimetterlo nello stesso tempo nelle situazioni più improbabili. Ed è stato molto divertente. È stato molto divertente anche perché personaggio che si finge questo Trombard Femme che non è, ok? Da millennial, ok? Quindi che è rimasto proprio l'intercapedine tra Postal Market e OnlyFans, se vogliamo fare. E no, devo dire che questa se l'è preparata, Questa è una sono preparata. E beh, spero piaccia. Speriamo. Ugo. Allora, il mio personaggio si chiama Robert, detto Bob da tutti quanti, ed è uno chef, diciamo, uno chef che sta partendo con la sua carriera, che è molto 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 determinato per quanto riguarda la sua professione, e però diciamo che tralascia tutto il resto, cioè è molto focalizzato su quello, ma si perde un sacco di altre cose della sua vita molto importanti. È un po' generazione Y. È un po' generazione Y, sicuramente. Sicuramente, sicuramente. Come se glielo ricordi un'altra volta, te pena. Sì, sì, adesso, io adesso lo so. Mi soffoca. E andrò via da qui sapendo di questa generazione Y. Va bene, allora, dopo questa chiacchierata durata la bellezza di oltre 10 minuti, una puntata, esatto, abbiamo fatto la settima puntata, esatto, di Iolo, allora ricordiamo dove il pubblico potrà vedere. RaiPlay? Confermiamo? Confermiamo RaiPlay? RaiPlay. Confermano che è RaiPlay. Va bene, allora grazie a tutti, in bocca al lupo per l'uscita e complimenti sempre. Grazie. Ciao. Ciao.